Ciao a tutti, bentornati e bentornate su questo canale. Oggi vedremo come trasferire le nostre chat di WhatsApp, compresi tutti i dati contenuti in esse, da un telefono Android ad un altro dispositivo Android tramite un'applicazione per computer e per Mac che si chiama iCareFone Transfer. Selezioniamo dalla schermata principale di iCareFone la voce WhatsApp, dopodiché andiamo a collegare singolarmente al nostro PC o al nostro Mac i due dispositivi con un apposito cavo USB. Una volta collegati i due dispositivi, accertiamoci che vengano letti dall'applicazione e vedremo comparire il simbolo dei due dispositivi connessi. Ora facciamo clic su Trasferire. Scegliamo la voce continua e leggiamo le istruzioni. Bisogna realizzare un backup delle chat di WhatsApp, quindi andiamo su Impostazioni del telefono nativo, andiamo in Chat, selezioniamo la voce Backup delle chat e creiamo un backup premendo su Esegui Backup. Ok, ora possiamo premere su Continua. E il programma inizierà il trasferimento dei dati di WhatsApp dal primo dispositivo al secondo dispositivo. Il trasferimento è riuscito e comparirà una finestra che ci avviserà dell'operazione compiuta correttamente. Ma non è finito qui, perché adesso occorre andare a configurare WhatsApp in modo corretto sul nuovo dispositivo. Quindi apriamo il Play Store, scarichiamo l'applicazione WhatsApp e installiamola. Una volta installata, apriamo l'applicazione e facciamo clic su Accetta e Continua. Qui dovremo inserire un codice di verifica che possiamo ricevere sia via SMS che via chiamata. Una volta selezionata l'opzione, verrà disattivato l'account attivo sul vecchio telefono. Dopodiché, inseriremo il codice che avremmo ricevuto all'interno del modulo apposito, in questo caso quello sul telefono nuovo, e avverrà automaticamente la verifica. Facciamo clic quindi su OK sul vecchio dispositivo e disconnettiamo del tutto WhatsApp. Poi facciamo clic su Continua sul nuovo telefono. Consentiamo all'Android l'accesso a WhatsApp e facciamo clic su Ripristina per recuperare i dati del backup del telefono vecchio. Ora facciamo clic su Avanti per proseguire. Inseriamo il nostro nome. Facciamo clic su Avanti e attendiamo che WhatsApp si configuri. Una volta terminata la inizializzazione, scegliamo quando effettuare il backup, ad esempio mai oppure manualmente, e andiamo all'interno delle nostre conversazioni che risulteranno di nuovo piene dei nostri file, delle nostre foto e di tutti i nostri messaggi, senza aver perso alcun dato.